La Pomiglio Bloom, un'azienda di comunicazione fondata sull'etica e sulla trasparenza, sono questi temi fondamentali che hanno capito che dovevano imprimere al loro modo di interconnettersi e di inconnettere le cose e anche attraverso un premio di arte contemporanea, un premio di arte contemporanea Bloom Prize Under 40, che però non può non prendere atto del fatto che l'arte vive di formazione e di cultura. Quindi, ancor prima di dire questo premio e di presentarlo, di proporsi e fare un grande regalo anche a degli artisti che possono avere un palcoscenico internazionale straordinario a Bruxelles a fine settembre, ha cominciato a chiedere molti mesi fa ai ragazzi delle scuole di lavorare intorno a un concetto di creatività che connesso al logo della Pomiglio, il rinoceronte, questo rinoceronte, e anche quest'anno ha prodotto dei risultati straordinari, perché io parlo di creatività perché intendo dei ragazzi veramente molto giovani, dei licei, di tutti i licei italiani, e che possono diventare dei reali creatori portando avanti la loro pratica artistica e facendo avanzare i loro codici poetici. La formazione e la cultura appunto dell'Arte World, della Pomiglio, del premio Pomiglio Arte World, Oscar Pomiglio. Beh, devo dire che insomma, sono stati coinvolte tanti istituti, tanti licei artistici ed è stata veramente una grande sorpresa, insomma, selezionarne 20 di lavori di questi ragazzi che si sono confrontati con il tema del rinoceronte in una chiave anche piuttosto sperimentale. Molti di loro hanno veramente capito qual era il taglio da dare al tema proposto. E quindi devo dire, sono state coinvolte tante scuole e di queste ne abbiamo scelti di lavori 20. Ma quindi per un artista insomma, con la tua esperienza, con la tua formazione, io ti ho conosciuto quando lavoravi nello studio di Fabio Mauri, un grande artista, un grande intellettuale, un filosofo che ha prodotto un'opera straordinaria, uno dei grandi artisti del Novecento italiano, e tu ti stai imponendo con la tua arte, con le tue opere, con un tuo codice molto preciso. Che effetto ti fa, voglio dire, prendere, come dire, un po' per mano, no, dei ragazzini? È una responsabilità, ma tu come artista lo sai di vivere di responsabilità. Sì, sicuramente. Certo, ho cercato per quanto mi è possibile, comunque è sempre un atto di presunzione, insomma, assumersi la responsabilità di selezionare. E, voglio dire, c'è sempre, come dire, un momento di anche di timore nel far questo, però ho cercato comunque di scegliere quei ragazzi che uscissero fuori dallo stereotipo. Quell'attitudine scolastica che spesso insomma, circoscrive l'alunno nelle logiche, quelle del consueto. Quindi, poi voglio dire, i premiati posso assicurare che sono stati veramente molto bravi. C'è Hai imparato qualcosa? sempre da imparare, soprattutto dai ragazzi che si mettono in gioco a carte scoperte. Alcuni di loro l'hanno fatto e con un'ottima credibilità e quindi ho visto in molti di loro veramente già una certa predisposizione all'osare, all'azzardo, insomma. Insomma, il premio Oscar Pomiglio Award e poi il Bloom Prize Under 40, io credo veramente dei tasselli fondamentali per il nostro vivere, per la condivisione, per la partecipazione, per una crescita di formazione e di cultura che l'Italia poi deve continuare a proporre nel mondo, come poi faremo e farà la Pomiglio Bloom a livello internazionale. Un'idea straordinaria, che è veramente poi sarebbe un modo di un'ottima vedere questi interpretazione lavori. del rinoceronte, che è il logo della Pomiglio Bloom su cui questi ragazzi hanno lavorato. Insomma, cercare veramente di dare uno sguardo loro personale, giovane, freschissimo, insomma, a questo animale che delinterpreta lo spirito.